filo è il labirinto, ma è anche il modo per uscirne. È la stessa strada. Posso cominciare a raccontarmi attraverso un'opera che si intitola Sempre Io, un'opera recente dove si vede appunto il mio corpo fisico, quindi che è sul pavimento, ed è la manifestazione del mio corpo, quindi il colore del pavimento che è così rosa, sta a significare proprio la mia parte più carnale. E da qui la proiezione di questi fili, che sono invece il mio spazio più intimo, poetico, e questi fili appunto che si dipanano nello spazio sono molto più vasti del mio corpo. Fin da piccola ho avuto questa necessità di vedere le cose da punti di vista diversi. Salivo sopra le tabelle delle fermate degli autobus o sopra gli alberi o sui lampioni addirittura. Quando c'erano le persone che stavano in basso e chiedevano a mia madre: ma come mai che sua figlia sta così in alto? E lei mi diceva: così come è salita, così scende. E quindi ecco, ringrazio mia madre per questa libertà che mi ha dato di vedere le cose dal mio punto di vista. I miei quadri poi si vedono da molti punti di vista, nel senso che poi non c'è quel rapporto tra osservatore, oggetto, osservato classico, nel senso ecco, di fronte, ma c'è un movimento dell'osservatore, una partecipazione proprio, muovendosi, quindi è cinetico in questo senso, nel senso che è lo spettatore che si muove e vede il quadro da vari punti di vista, anche perché cambia in continuazione. L'idea della metamorfosi, del cambiamento, appartiene proprio al mio lavoro. Il filo è uno strumento che ho trovato dopo tanti anni di lavoro, nel senso che si parte in modo classico, insomma, il primo liceo artistico, l'accademia, e piano piano esce fuori la necessità di trovare uno strumento personale. E io l'ho trovato con il filo e nel 1999 ho fatto il mio primo quadro tridimensionale. Si intitolava AB, AB proprio come un segmento. In effetti parte con un nodo e finisce con un nodo. E poi all'interno ci sono delle configurazioni che si formano, delle geometrie. E penso che siano un po' anche la metafora anche della nostra vita, che abbiamo un inizio e una fine, e poi all'interno di questi due poli si formerà comunque un disegno, qualche cosa che scopriamo solo alla fine, no? Di tutti i nostri movimenti, le nostre coincidenze, delle nostre scelte. Solo alla fine vedremo qual è questo disegno misterioso. All'inizio usavo il filo di cotone, poi ho cominciato anche a usare il filo elastico, che mi è ancora più affine, nel senso che è uno strumento che si dilata, quindi diventa uno o due volte se stesso, quindi come un ampliare se stesso. È un po' quello che ho voluto sempre fare io nel mio lavoro, di trovare sempre nuove dimensioni, da scoprire. E il filo elastico me lo permette anche perché è uno strumento che si conforma a tutte le superfici, quindi è adattabile. E questo mi è stato utile anche, per esempio, per realizzare delle installazioni, per esempio in spazi pubblici o privati, dove il filo si è adattato all'architettura che trovavo. Quindi sono io che mi conformo a quello che trovo. Non impongo il mio lavoro, ma mi piace trovare soluzioni che coinvolgono lo spazio, questo è importante. I miei lavori sono anche racchiusi dentro un box in plexiglass, quindi è trasparente. Questo fa sì che ci sia un coinvolgimento maggiore all'interno di questi percorsi dello spettatore.
Siamo qui all'interno del mio studio, che è uno showroom, è un posto dove espongo le opere, dove possono essere viste in un certo modo, all'interno dello spazio, ecco, bianco, pulito. Però normalmente, diciamo, faccio un lavoro di bassa macelleria in un altro studio che ho più vicino casa, e quindi lì proprio, insomma, taglio, cucio, buco, perché buco moltissimo il mio trapano, il plexiglass, e, insomma, tingo le stoffe, le tarlatane, insomma, faccio molto lavoro manuale, devo dire. Quasi tutti i giorni sto allo studio, mi piace stare anche da sola e ascoltare la radio. È il luogo dove io posso pensare, perché chiaramente a casa poi ci sono altre cose da fare di ordine quotidiano, anche se poi veramente capita che anche quando cucino, per esempio, il pensiero poi è sempre lì, cioè non è che e poi dopo vado allo studio e tac, mi piace metterlo subito in pratica, renderlo visibile, perché poi un pensiero, ecco, finché non lo rendi visibile anche agli altri, rimane tuo. La Farnesina ha promosso diverse mostre di arte contemporanea. Questa collezione è uno spaccato proprio della giovane arte italiana. Per esempio, nel mio caso sono stata invitata insieme all'artista Paolo Radi, nonché mio compagno di vita, e siamo stati invitati dall'ambasciatore Guglielmo Ardizzone a fare una mostra in Perù, a Lima. All'interno della collezione Farnesina c'è un quadro che si chiama Sguardo spostato, perché in effetti è proprio uno spostamento, quindi ci sono due immagini uguali, ma spostate fra di loro, come dire quando il caos ripetuto diventa una regola, fatte con la tarlatana, che è questo materiale molto trasparente ma molto tenace che uso, e sono fatte con il filo di cotone, quindi c'è una cucitura, un passaggio da una superficie all'altra, che poi è un po' la mia poetica, cioè il fatto di mettere in connessione superfici diverse.